Ciao a tutti e bentornati per un nuovo appuntamento con le interviste dei pazzi di rugby. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, anzi due ospiti, perché abbiamo Carlo con sua moglie e faremo un'intervista davvero particolare. Intanto li salutiamo. Ciao. Dunque, sono in diretta da Sarezzo, giusto? Sì. Da casa di Carlo. E volete presentarvi brevemente? Allora, lui è Carlo, malato di SLA da 6 anni. Io sono Valentina. Dice qualcosa a Carlo adesso. Grazie, ti ascoltiamo. Sono 6 anni da sono malato, ho 55 anni, sono malato 49. Adesso sono 78 anni. È arrivato un amico. Adesso muovo solo i giochi. Infatti, Ok. stamattina ho provato una carrozzina. Se riesco a muoverla, a guidarla, commento. No. Dunque, Carlo, partiamo dagli ultimi avvenimenti. Ti sei già presentato, ci hai raccontato brevemente della tua malattia. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, c'è stata l'irruzione dei pazzi di rugby da voi, giusto? Ah, sì. Un sabato pomeriggio. Sì. Sì. Ok, com'è andata? Ah, un bel pomeriggio. Io sono sempre contento quando qualcuno viene a trovarmi. Mi passa la giornata. Anzi, vi presento un mio amico, Benelucci. È venuto Ruggero, viene tutti i giorni a trovarmi. Ciao. Ah, siamo Ciao. intervisti in tre oggi. Ogni tanto Affollata. faccio lavorare. Quindi non sei mai da solo, per fortuna. No, non posso. Da solo. C'è sempre qualcuno che viene a trovarlo. Certo. E quando sono passati i pazzi di rugby, poi vi avevano portato maglietta, giusto? Sì. No, due Due magliette. magliette, tre. Non mi Quella ricordo quello del. per Altezza. il collo, come si chiama? Che Due. poi parla anche come berretta, poi metto anche Ah, come scaldacollo. Ah, scarda. ok. E mi dicevate che non sapevate bene come hanno fatto a scoprirvi, trovarvi, venirvi a trovare. Fa parte dei segreti del gruppo. Era tutto di corpo, l'abbiamo conosciuto, ma non so No. ancora di preciso. Come hanno fatto? Come hanno Certo. fatto? Scusate se vi interrompo, ma Riccardo vuole salutare Carlo. Questo è mio figlio. Ciao! Gli Ciao, ciao. stavo raccontando intanto due cose su Carlo e lui si è emozionato un po'. E allora vieni a salutarlo. Ok? Ciao. Vi assomigliate un Ciao, sacco! È un pazzo di rugby Carlo. anche lui. La mascotte dei pazzi di rugby. Bravo, Bravo, bravo. È ascolta bravo, bravo. sempre Come tutti i bambini, qualche volta fa qualche pasticcio, ma è bravo, la mamma. vero? Ci può stare. Ok, Credo ti che sia la sentite? prima intervista così affollata di Hai visto che ospiti. bello? Sì, no, veramente, Carlo, hai visto.
Mi avevate anticipato, non mi ricordo se voi o Gianluigi, o se era un'idea, che quest'estate ci sarà la giornata del cuore a fine luglio e si potrebbe fare qualcosa insieme, sbaglio. Io dico di sì, però c'è l'imprevisto che sono in programma a luglio da Tracco. Ah, me l'avevi raccontato. Adesso lo sappiamo Non il giorno di preciso. Devono far coincidere l'operazione con la rehabilitazione. Insomma, Certo. per minimo 2 mesi torno ospedale Certo. e non O so magari. se l'ho ancora fatta, ci torno di sicuro. Certo, o magari stavo dicendo verranno a rappresentarti. Comunque è preziosissima questa intervista perché ci stai regalando la tua voce e le tue parole, quindi è importante. Quando ci siamo sentiti la prima volta mi ha detto facciamola entro giugno-luglio, perché poi... Quindi no, grazie. Non ci sarà più la voce. Beh, però ci sei adesso e... Mi piaceva sapere, me l'avevate anticipato, che voi siete già, collaborate già con delle associazioni, giusto? Sempre di stampo benefico della vostra zona? Allora io cioè, sono iscritto a ESRA, quella nazionale. Sì? Per tutte le malattie di SLA, dopo un'altra associazione, sono gli amici di Claudio, che sono un gruppo che si è formato quando uno nel paese qua vicino si è malato come me. Aveva una moglie e 2 figli piccoli, e quel gruppo qua si è riunito. Per aiutare si chiamava Claudio, infatti Certo. quando è morto Claudio mi hanno preso, come dire, simpatia a me e mi hanno aiutato un po' me, hanno continuato insomma. E sono un po' diventati gli amici di Carlo adesso, no? No, sempre amici. No, Claudio, non c'è. Proprio c'è anche Nadia, sempre nel gruppo. Lei invece ha la sclerosi multipla, che Ok. è un po' diversa dalla sua. Vuoi raccontarci qualcosa sulla tua malattia, anche per sommi capi, anche per sensibilizzare? Te la senti? Certo. Allora, io come ho detto prima sono 6 anni, insomma, sono malato quando mi hanno fatto la diagnosi del secondo motoneurone, perché l'altra è formata da tre, diciamo, primo motoneurone, secondo motoneurone. La testa bulbare. Diciamo che la mia è a metà, la Ok. più bella, la più brutta bulbare. Ok. Ho cominciato col braccio destro, sempre andare, sempre stanco, stanco. Sono andato a fare la visita, me l'hanno trovata. Dopo con tempo cominciavo le gambe, essere stanco, cominciato col bastone. Dopo 2 anni sono andato in carrozzina. In carrozzina ho cominciato a far fatica a deglutire, perché questa malattia qua prende tutti i muscoli del corpo, fuori che il cuore e il cervello.
quelli sono sempre tutti gli altri muscoli, è più, diciamo, più quello che conta di più è il diaframma del polmone. Ok. Io ho cominciato 3 anni fa a deglutire poco, far fatica. Allora mi ha messo la PEG, che è un tubo dentro in pancia, e mangio la paglia di avena, la camola pappina, un coso di... non so cosa c'è dentro. Solo questo mangio in tutto il giorno. 2 bottiglie di questo. Sono 2 anni, 2 anni e mezzo, che non sento più il gusto di niente, neanche ne mangio. 2 anni e mezzo che non mangio, non sento più il sapore. Caspita. Grazie no. per quello che ti hai raccontato, eh. È importantissimo. C'è anche il problema alla saliva. Io principalmente la faccio per quello. Mi è già successo 4-5 volte quasi di annegare dentro la mia saliva. Ma hai presente quello? Scottaggi rotoloni grossi, tipo l'officina. Li fanno andare uno al giorno per asciugarmi, aspirarmi. È una cosa che quando ci viene tutto il giorno a aspirarmi, è loro però la decisione di farlo per te. Ho capito. Perché se la fai programmata, allora anche il dottore anestesista, anche gli abilitatori, tutto programmato. Se la fai d'emergenza, certo. L'ospedale, qui c'è tanti opera. Certo. L'operazione che dovrebbero fare o gli anestesisti, Dottorino. Sono quelle 2 persone qua che fanno la però se va in emergenza, trovi mai un pirla. Sì, non sai come può andare. Sì. Certo. Meglio prevenire allora. Sì. Carlo, grazie per quello che ci hai raccontato. E mi verrebbe da chiederti, nonostante le difficoltà e tutto quello che avrai sperimentato, che comunque non traspare perché mandi tantissima forza, un insegnamento di questa malattia, sicuramente la tua vita è cambiata e anche quella dei tuoi familiari, che cosa ti ha insegnato, cosa puoi insegnare tu con la tua esperienza, per quanto dolorosa? Ah, la mia malattia ti coinvolge tutta la famiglia, fratelli, moglie, figli, il paese. Il mio amico qua tutti i giorni viene a trovarmi. Di sicuro ho perso tanto, perché, come vedi, parlo appena. Perso tanto, ma secondo me ho guadagnato di più di quello che ho perso. Che bello. Gli amici, guarda appena il padre di lei. Sono saltati fuori subito un'amicizia. È bello. Dopo devo prendere un po', perché non tutti i malati sono così. No. Conosco tanti miei amici che non vogliono vedere nessuno. No. Certo. Si lasciano andare.
mezzo a noi, il film che ce l'ha fatto. Voglio vivere, mi piace vivere. Dopo, quando il Signore mi chiamerà, io sono pronto. Grazie per tutto quello che ci hai raccontato. Vuoi se domandiamo a mio amico se vuole raccontare la sua cosa, vedere lui non è. Io non c'entro. Ciao, ciao ancora. Ciao. Allora, la forza di Carlo è che lui dà la forza a noi. Agli altri. Capito? È quello che conta tantissimo, perché io a Carlo, esempio, gli devo la vita. Ti spiego anche il perché. A marzo dell'anno scorso, il Covid, il primo marzo io ho fatto il Covid, ma l'ho fatto in forma molto forte. Ok, uh-huh. Solo che all'inizio sapete benissimo che non si conosceva niente, non si sapeva niente, era un po' tutto un po' così all'avventura. Io sono rimasto a casa 15 giorni con la febbre a 39 e sono andato anche in ospedale a fare la lastra, la lastra era negativa, ma mi hanno andato immediatamente a casa, mi ha detto mi raccomando non muoverti di lì, prendi giù tachipirina. Io prendevo giù tachipirina, cioè ogni tre ore mi andava giù da 39 a 38. La febbre era sempre al massimo. Avevo gli incubi tutti i giorni e il tredicesimo giorno, una notte del tredicesimo giorno, mi sono trovato quel signore qua in parte a me, che era impossibile, che era in piedi, che mi diceva, ma guarda che abbiamo bisogno di te, salta fuori dal letto e vieni perché abbiamo bisogno di te. Io la mattina dopo mi sono alzato e non ho più avuto la febbre. Quella cosa qui è stata una cosa toccante, veramente. Che poi ho la pelle anche d'oca. Sì, esatto, vero. E anche con la comunità, con il parroco e tutto, hanno voluto poi anche pubblicarla, perché è una storia che ogni tanto devo anche sentire le storie belle, non solo le storie brutte, perché sono quelle che poi portano un messaggio anche di fede di credere e credere alla forza, perché se lui non avrebbe quella forza qui, sia lui sua che da trasmettere a noi, a quest'ora ti giuro che non ci sarebbe già più, perché tanti purtroppo della loro malattia, se si lasciano andare, lo aggredisce ancora molto di più la malattia, e allora è poi vero. È devastante. Invece lui, tutti i giorni io vengo a trovarlo e tutti i giorni facciamo le battute, no? Battute o con la Valentina, o con i Cellini, cioè c'è sempre quello, lo spirito deve essere sempre, sempre forte in qualsiasi momento, soprattutto in quei momenti. Dunque noi devo tantissimo io lui e vai. Perché io non è qualcosa. Io personalmente posso regalare un sorriso. Esatto. Non posso. Quando vengono a trovare, devono sempre uscire dalla mia porta, contenti, non con la faccia triste. Esatto. No, contenti. E sono contento anche io. Esatto. Però dovranno dimmi fatti di dire come hanno fatto a conoscere. Prima o poi lo scopriremo. Ti chiediamo la prossima nella prossima puntata. Ti chiediamo. Comunque, ecco, se avete anche in mente di fare qualche cosa sul territorio, siccome io sono anche assessore io qua, a Sarezzo, come abbiamo fatto anche con Aisla, con qualsiasi cosa. Se avete in mente qualsiasi cosa, contattate Carlo, che poi lui me lo dice, di fare grazie. Qualsiasi iniziativa. Noi siamo sempre disponibili anche come comune. Perfetto, perfetto. Beh, io direi che possiamo anche chiudere qui l'intervista, ma ci risentiamo presto per aggiornamenti, per risalutare Carlo, per raccontargli come i pazzi di rugby sono arrivati a trovarlo. E poi con quest'ultimo annuncio direi che rimaniamo in contatto e appena si potrà fare qualcosa ci si risente. Quindi intanto grazie per tutto quello che tutti ci avete raccontato. Elena, sono ascoltato. Io di solito parlo molto poco. Lascio più. Abbiamo parlato tanto io e Carlo. È il tuo lavoro, Paola, è giusto che lo fai tu. Però anche Carlo, insomma, complimenti. È difficile trovare una donna che parla.
Va bene, intanto grazie, grazie ai pazzi di rugby, grazie a tutti quelli che guarderanno questa intervista e grazie a Carlo, grazie. Valentina, all'assessore che non si è presentato. Ruggero Gervasoni. Grazie mille. Grazie. Quando e salutiamo avete bisogno, anche il... noi ci siamo. Salutiamo anche il bimbo di Elena che ha fatto la comparsa. Sì, sicuramente. È andato a finire i compiti, giustamente. Ah, ecco, bene. Giusto. Grazie mille a tutti. Grazie a te. A presto. Ciao. A presto. Ciao.